notizie di due giorni fa, l'inserimento dei fondi per la costruzione del ponte tra Reggio e Messina. Oggi si parla già della costruzione e come saranno effettuati i lavori. Ricordiamo, realizzati da un consorzio da primato mondiale, si tratta di Eurolink, che include le migliori aziende di ingegneria di Italia, Giappone, Danimarca e Spagna. Da contratto i lavori avranno una durata di 6 anni e partiranno nella prossima estate del 2024. Il progetto complessivo, dal costo di 12 miliardi di euro, non include solo il manufatto ponte, che verrà 5 miliardi, ma anche una lunga serie di opere accessorie a terra per rivoluzionare le due province, 7 miliardi, tra cui 40 chilometri di nuove strade e ferrovie di ultima generazione, e poi la riqualificazione del territorio e sistemazione a livello idrogeologico, il rifacimento di oltre 10 chilometri di spiaggia e poi il centro direzionale di Libeskinde, la metropolitana di Messina e tanto altro. Il collegamento permetterà di portare per la prima volta nella storia il servizio ferroviario ad alta velocità e ad alta capacità in Sicilia attraverso la Calabria. Ricordiamo che i treni a B e a C infatti non sono traghettabili. Grazie al ponte e agli altri mega investimenti e lavori in corso sarà possibile spostarsi in treno Frecciarossa da Roma a Messina in sole 4 ore, 6 per Palermo. L'opera è molto conveniente a livello economico, perché la condizione di insularità della Sicilia crea danni macroeconomici devastanti, stimati in oltre 6 miliardi di euro ogni anno. La manutenzione e il monitoraggio dell'opera sarà affidata ad un team di tecnici specializzati che si occuperanno solo ed esclusivamente del ponte sullo stretto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, senza nessuna distrazione. Ora, dopo il finanziamento dell'opera, è in corso l'iter di approvazione del progetto definitivo e successivamente lo sviluppo del progetto esecutivo.